Si chiama Progetto Fortis, finanziato dal programma interregionale Italia-Slovenia. A Trieste si è tenuta la conferenza finale. L'evento, organizzato dal segretariato esecutivo dell'iniziativa centroeuropea, si è focalizzato sul confronto sui due principali temi affrontati dal progetto: lo sviluppo del trasporto pubblico transfrontaliero e la collaborazione in materia di motorizzazione civile. L'attività svolta nel corso del progetto hanno portato e stanno portando alla prossima stipula di un accordo di cooperazione tra la Repubblica di Slovenia e la Regione Friuli Venezia Giulia per attivare un sistema integrato di trasporto pubblico transfrontaliero su gomma, una serie di servizi di trasporto pubblico che contiamo di poter attivare nei mesi a venire, non soltanto estendendo le linee attuali alla prima fermata utile al di là del confine, ma raggiungendo anche i centri di scambio modali che si trovano sui due lati del confine e quindi consentendo alle persone di raggiungere le principali località e da qui poi spostarsi utilizzando ulteriori e nuovi servizi di trasporto pubblico. Sul versante invece della motorizzazione civile, il progetto Fortis è un po' un unicum. Ci si è concentrati su un'azione pilota relativa al controllo dei mezzi pesanti sui confini, che ha portato a condividere procedure, modalità e problematiche che i vari enti coinvolti in questa tipologia di controlli sono quotidianamente interessati ad affrontare e che grazie al progetto Fortis troveranno una forma stabile di collaborazione, di confronto che porterà auspicabilmente a semplificare anche le procedure in materia di motorizzazione civile negli rispettivi due paesi.